Ciao, sono Paolo di Backpacko e oggi vi porto a Leos a Verona. Facciamo un giro insieme. E siamo dentro. Chiaramente tutte le eccellenze italiane. Hasta la vista, baby! Ragazzi, eccellenza made in Italy, Fabal. Nello in mano ti spiega tutto. E non mancano gli incontri qui degli amici. Grande Paolo, ciao. Grandissimo. E come da tradizione anche gli amici della Garrett hanno i loro stand qui, metal detecting tutta la vita, che bello! Ragazzi, la PMX. Il genio italiano delle armi da fuoco, Francesco, buona fiera. Grazie mille. Ci vediamo di qua. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ragazzi, ABC. Fantastica, fantastica. Ragazzi, 5-11 come al solito ci sorprende, anche l'uomo appeso questa volta, perché forse non tutti sanno che 5-11 nasce come brand per l'arrampicata e i pantaloni di 5-11 sono i primi per l'arrampicata. Ragazzi, uno stand fantastico, questa è casa nostra. Nelle prossime puntate, nelle prossime settimane vi racconto tutto quello che ho trovato. We'll be right back.
e questa è la fiera delle eccellenze italiane, quindi persona eccellente qui, Luca Munaretto. Ciao, ragazzi, il paese dei balocchi, vi posso farvi vedere un po' di anteprime, diciamo, tipo questa roba qui. Che ne pensate voi dei tiratori? Eh? Che dite, qual è migliore per una pizza? Nella giungla magari. Gli icon sono belli, eh? E poi hanno il kit di sopravvivenza. E ho avuto modo anche di incontrare uno dei nostri brand preferiti, Swizza, che ha questa bellissima pancetta in legno e lama combinata. Bella, eh? Wow! Bella, eh? E per grandi panini servono grandi coltelli. Cold steel, ragazzi. Ragazzi, ora facciamo un gioco, vi faccio vedere un coltello, voi indovinate chi lo fa. Già indovinato, vero? È Cold Steel, ovviamente, con il suo Raja 2. E voi quale di questi kabar portereste durante un'avventura semplice? Eh? Di K7, no? E questo. E questo per un viaggio in Giappone, magari. Mi serve la vostra opinione. Che ne dite voi di uno Scandi Full Tang DL fatto in Norvegia con manico ergonomico e spesso così ad occhio 5 mm anche di più? Che ne dite? La tempra di Paul Boss, che marchio di coltello sto tenendo in mano. Dai, giocate un attimo, ma bug ovviamente, no? Leggerissimo, ragazzi, guardate che manico. Ragazzi, provo un giocattolo appena trovato, una pistola che si usa nel training delle forze dell'ordine, delle forze armate e anche a casa per divertirsi un po'. Precisa, eh? Direi che abbiamo fatto una rosata interessante a 2 metri, eh? Che talento! Da zaino, materassini, ma che, ragazzi, ecco qui. Allora, chi piacerebbe un altro così? Una giornata così, guardate la ciliegina sulla nostra torta. Che ciliegina! Tractor Zero, ragazzi, no? Non mi sembra vero che è qui. Ecco, voglio spiegare un attimo agli amici che magari non conosce già Tractor Zero, beh, allora non avete internet, ma
Ecco, proprio per voi Extractor Zero è un talento italiano della formazione nell'uso delle armi da fuoco, l'uso serio delle armi da fuoco, ok? Lui riesce a sparare col dito magico a raffica senza avere le armi automatiche. Sì, l'Accademia è stato l'ultimo dei progetti, quello che poi per chi viene come io, vengo da continuo a lavorare in live fire, non è che non lavoro più in live fire. Però abbiamo aperto questo centro di training che è specializzato nella performance neurocognitiva, dove applichiamo, abbiamo l'intersezione di, abbiamo 17 aziende all'interno dell'Academy, in una delle quali da Israele, Stati Uniti, Sudafrica, abbiamo diciamo paesi di provenienza dove abbiamo integrato tecnologie che arrivano anche dalla riabilitazione piuttosto che dal campo medico, piuttosto che da quello sportivo per gli atleti professionisti, non necessariamente legato solo all'arma da fuoco. Siete nostri ospiti, così possiamo far vedere ai ragazzi. Ragazzi, è un piacere seguire Extractor Zero, se non lo fate buttate. Paolo Beppacchi, alla prossima. Grazie, grazie. Ciao. Oh, ti aspetto veramente direttamente. Ragazzi, che bella giornata questa, piena di tantissimi amici. Ho avuto la possibilità di incontrare tanti di voi ed ognuno è stato fantastico. Grazie davvero, perché quando riusciamo ad incontrarci dal vivo, anche se purtroppo non c'è sempre tutto il tempo che vorremmo, anche quei pochi minuti ci danno l'occasione di conoscerci anche un pochino in più, anche un pochino meglio, e di formare tutta quella che è la community di Backpacko. Non perdetevi i prossimi appuntamenti, intanto vi ringrazio e alla prossima, ragazzi.